dal risultato del Marassi il Genoa, cioè Sampdoria 0, Parma 1, si evince e si può notare che in questo momento la vittoria del Parma, ovviamente, porta gli emiliani agli stessi punti nostri e ci hanno agganciato 21 Parma, 21 Napoli. E perciò a me viene da sorridere, a me viene da sorridere per capire la vergogna, cioè ok che il Parma comunque è una squadra che si fa rispettare, ma è una vergogna, è veramente una vergogna. Cioè a pensare che anche il Parma ci ha agganciati. Ma veramente stiamo facendo... Ma dove siamo finiti? Dove siamo finiti? Volevo fare questa precisazione. Cioè veramente a pensare che loro ci hanno agganciati, sono a 21 punti, hanno fatto più vittorie di noi perché loro 6 e noi 5. È scandaloso. È veramente scandaloso. E a me rode il culo. A me rode il culo vedere il Parma. Meno male che non ci hanno superati, perché per differenza reti. Veramente, per capire lo squallore e quanto siamo veramente ritardati e scarsi in questo campionato, che stiamo facendo veramente letteralmente schifo, schifo, schifo. Questo è, ragazzi. Detto questo, comunque, un Parma che si porta a casa 3 punti, comunque, importantissimi, dal Marassi. Perché importantissimi? Alla fine comunque è meritato, anche se nel secondo tempo ha sofferto, si è chiuso comunque, si sono chiusi tutti e 11 indietro, la Sampdoria che ha provato a fare di tutto, c'è stato anche il calcio di rigore sbagliato da parte di Quagliarella, prima dice che poi aveva anche segnato, gli hanno annullato, poi calcio di rigore sbagliato, Quagliarella quest'anno ragazzi veramente... giocatore irriconoscibile, l'anno scorso fu il capocannoniere, quest'anno veramente non lo capisco, meno male che non me lo sono preso al fantacalcio perché veramente sarebbe stato una cosa incredibile, quindi per me avrei perso proprio il fantacalcio a prescindere. Però ragazzi, comunque Quagliarella quest'anno veramente zero, e arriva al 25esimo il gol da parte di Kučka su calcio d'angolo da parte di tirato da Hernani, quindi assist di Hernani che fa 1-0. Nel primo tempo comunque il Parma possiamo dire che ha giocato meglio, ha giocato bene senza dubbio. Nel secondo tempo invece ha abbassato un pochino i ritmi e si è chiuso comunque definitivamente indietro, aspettava comunque in ripartenza e comunque c'è stato anche un gol mangiato da parte di Gervinho 2 volte, che ce l'ha anche al fantacalcio, che farà bestemmiare. Gervinho 2 volte comunque stava per affondare, ma non ha concretizzato il Parma, ma soprattutto il Parma non ha concretizzato nel secondo tempo, e diciamo quelle palle, quelle che ci sono comunque concesse. Però la Sampdoria nel secondo tempo ci ha provato in tutti i modi comunque a pareggiare, addirittura a vincere. Sappiamo che la Sampdoria proviene da un buon periodo con Ranieri. 3 partite comunque ne ha vinte, 2 o 3 ne ha vinte, quindi era un buon periodo per la Sampdoria. Mi aspettavo non una sconfitta proprio così dalla Sampdoria, anche un pareggio ci sarebbe stato, però sconfitta comunque amara in casa per la Sampdoria. La Sampdoria sappiamo che deve salvarsi, quindi senza dubbio. Il rammarico è proprio le prese per il culo, è che il Parma in questo momento ci ha agganciati a 21 punti. E questa è veramente una vergogna, ragazzi. È veramente una vergogna. Vergogna. Io spero che il presidente in questo momento, stia facendo delle riflessioni. Già ho sentito delle cazzate, ma non ne vorrei parlare. Questa è Sampdoria Parma, video post partita. Quindi, ragazzi, credo che non ci sia nulla da aggiungere. Alla fine, vittoria meritata da parte del Parma. Sampdoria poteva anche pareggiare, ci ha provato in tutti i modi del secondo tempo,
Però nulla da fare. Quindi, ragazzi, non ho nient'altro da dire e vi auguro una buona serata. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, iscrivetevi o un bel commento se non volete. Non farlo, non vi obbligo. Sempre e comunque Forza Napoli. Ci vediamo stasera col post partita di Bologna-Milan. Ciao!